Due progetti e un fine comune. Il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Gabriele Toccafondi, ha presentato con la dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, Donatella Monriposi, e i dirigenti e i tecnici scolastici degli istituti della provincia di Lucca e Massa, due importanti progetti finanziati dal Ministero nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Tra gli ospiti anche il direttore dell'Associazione Industriali, Claudio Romiti. Con più di 1 milione di euro verranno infatti finanziati 2 laboratori per lo sviluppo di competenze nel settore della meccanica cartaria, della nautica e del turismo. I due progetti sono stati selezionati tra i 500 pervenuti al Ministero. FabCart, di cui è capofila il polo Fermi Giorgi, consentirà alla scuola di formare i ragazzi con specifiche competenze nel settore cartario e nella stampa 3D. L'altro, il Resina, dell'Istituto Galileo Artiglio di Viareggio, è un progetto dedicato alla nautica, realizzato in collaborazione con il Sant'Anna di Pisa, la Capitaneria Formetica e Navigo, e punta alla formazione di personale marittimo attraverso un modello di apprendimento molto moderno. Beh, il governo ha stanziato 45 milioni di euro, ha premiato 58 laboratori territoriali. Tra questi anche, e sono felice oggi di essere qui, quello di Lucca. È il segno che il governo non sta fermo, vuole una scuola che sia sempre più a contatto con il territorio, con il mondo del lavoro, ma non solo, e cerca di premiare, quindi non più fondi a pioggia, quelle realtà che hanno questo comune desiderio, ovvero quello di far comprendere ai ragazzi che la scuola è conoscenza, ma è anche competenze. E le competenze, soprattutto quelle che chiede il mondo del lavoro, possono essere date e consegnate ai ragazzi solo se il mondo della scuola e il mondo del territorio che ruota intorno alla scuola portano questi nuovi insegnamenti nel percorso scolastico. Faccio i miei complimenti all'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, a tutte le scuole che hanno partecipato a questo evento. Più di 500 sono le realtà scolastiche che avevano partecipato in Italia a questo evento, e soprattutto ai 58 percorsi che sono stati premiati con risorse perché avevano competenze. Tutto questo in favore dei ragazzi.